Sapete, inizialmente questo video doveva avere uno scopo e un titolo diverso. Saprete tutti ormai che, poco tempo fa, Sony aveva annunciato che lo store PS3, PSP e PS Vita avrebbe chiuso i battenti. Quindi io ho pensato a questo video. Ho detto, prima della sua chiusura, voglio fare un ultimo giro sullo store PS3, dagli quell'ultima possibilità di sorprendermi e di farmi vedere cosa avrei potuto acquistare. Ma Sony, grazie ai giocatori, ha deciso di non chiudere più lo store. Quindi cambiamo titolo e conseguentemente anche lo scopo di questo video. Alla fine, l'unica che ci va a perdere è la PSP e il suo store che viene chiuso. Ma c'è davvero qualcuno che ancora comprava roba sullo store della PSP adesso? C'è da dirlo, in questi ultimi anni tutti mi hanno dato del folle, del pazzo, dello spendaccione. Che cazzo ti compri i giochi della PS3 che ormai c'è la PS4, da un po' c'è la PS5, la PS6, che cazzo ti compri i giochi vecchi? Ecco, grazie alla notizia della imminente chiusura dello store, questi suddetti giochi vecchi e questi suddetti giochi inutili hanno iniziato ad aumentare i prezzi, e chissà come mai, forse perché la gente ci vuole guadagnare da un titolo che, metti caso, prima o poi sarebbe scomparso da qualsiasi tipo di scaffale usato o anche da un eventuale store digitale. Come spesso accade, l'opinione della gente è una cosa volatile, ovvero un giorno dice che una cosa è merda e il giorno dopo la tratta come un tesoro introvabile e sarebbe disposta a spendere cifre folli per avere quell'oggetto che nella sua collezioncina gli manca. Dal canto mio, io ho sempre pensato che una buona collezione deve contenere al suo interno una qualsiasi tipologia di titoli. Per questo non ho mai disdegnato nella mia collezione titoli che apparentemente costavano poco, ma che all'atto pratico qualcosa di più avevano. Ad esempio White Knight Chronicles, entrambi costavano 5 euro usati e sinceramente già solo dalla copertina ho detto, ma a me per 5 euro questo sembra un ottimo titolo. O Saints Row 2, che al tempo dell'uscita di GTA 4 usato costava 12 euro se non ricordo male. E credetemi, 12 euro ben spesi, Saints Row mi ha fatto divertire come pochi nella mia collezione. Oppure titoli tratti da film, come ad esempio Saw 2, che usato costava 5 euro, mentre il primo titolo costava ben 20 euro usato. Ho aspettato un bel po' per comprare questo, se devo essere sincero, perché 20 euro per solo questo mi sembravano troppi. Anche se la paura che prima o poi sarebbe scomparso continuava a salirmi, alla fine hanno fatto un'offerta. Comprati 3 giochi e ne paghi solo 2. Eccoti la ragione per averlo comprato. O infine, titoli che cerchi per una vita, non li trovi, ti arrendi anche all'evenienza che non ci siano neanche online e alla fine lo trovi usato e ne sei contento perché questo titolo è veramente introvabile, anche in digitale. Ma sapete cosa si trova di questo titolo in digitale? I suoi DLC, i suoi contenuti aggiuntivi. Bene, questo video vuole parlare proprio di questo. Mi sono fatto 10 euro di ricarica perché, detto sinceramente, non credo di spendere oltre sullo store PS3. Ma d'altro canto, voglio vedere se, come è successo per altri titoli, posso ancora trovare nel 2021 qualche cosa che spizzica la mia curiosità sullo store PS3. Andiamo a vedere. Rieccoci qua sulla PS3. Come ho detto poco fa e come vedete anche sul mio canale, ancora adesso io ci sono titoli che gioco e rigioco sulla PS3, perché detto sinceramente mi piace. Anche se la prospettiva di PS Now, che c'ha una buona lista di titoli PS3, PS4 e in teoria PS2, che ti offre appunto questo buon catalogo enorme di titoli, che, detto sinceramente, un po' ci sto pensando, però non offre la possibilità di avere gli eventuali DLC annessi a quel gioco.
Io sono stato uno dei primi a provare la beta di PS Now e facendo una prova ho provato a giocare in streaming e scaricando titoli che io posseggo, con annessi DLC appunto, esempio Fallout per dire, e provando a scaricare i DLC, almeno al tempo della prova, non venivano calcolati. Questo ti porta a dire, ok, allora mi butto sulla PS3, se ce l'hai ancora, per scaricare i suddetti DLC. Tra l'altro vorrei far notare che il triangolo della PlayStation, che deve essere verde, in questo momento è trasparente, appunto, per il green screen. Oh, ma guarda, in primo piano che cosa abbiamo? FIFA 19! È da un po' che è indietro questo titolo, eh? Vediamo quali sono stati gli ultimi titoli che ho scaricato seriamente sulla PS3. Questi 4 sono stati gli ultimi 4 DLC, contenuti aggiuntivi, come volete chiamarli, chiamateli, che ho acquistato. Perché questi 3 li ho acquistati quando stavamo registrando Azura's Wrath. E Azura's Wrath era un titolo che mi è piaciuto veramente tanto, ho detto, è un peccato non giocare anche la parte finale e i due Kanda perduti. Aggiungiamocelo. E questo l'ho acquistato quando facevo le mattine in live e giocavamo a Dante's Inferno. È un pack divino che aggiunge 3 oggetti del cazzo. Però ho detto, costa poco, perché non farlo? Ed infine, questo è stato l'ultimo titolo che io ho acquistato seriamente sulla PlayStation 3. Che tra l'altro qua c'è scritto PS Vita, ma questi due sono la controparte PS3. Dettagli. Vediamo che promozioni però ci sono su PlayStation 3. Oh, ma guarda, gli Assassin's Creed in promozione. 30 euro per Black Flag e Rogue. Vabbè, 15 euro ciascuno, è come pagare questo alla fine da solo. Oh, Battlefield, Call of Duty, Beyond Good and Evil in HD. Beh, questo sicuramente è un ottimo titolo da avere in HD a 9,99 euro. I 3 Dragon Age, Far Cry, tra cui Far Cry Classic, che, se non vado errato, dovrebbe essere, diciamo, il porting PS3 del primo. 35 euro la trilogy di Mass Effect. Ok, ecco, questi sono i titoli che secondo me vale la pena ancora comprare, se non ce li hai come nel mio caso, in digitale. Le trilogy, le collector di vari giochi vecchi, diciamo. Ad esempio, se non ce l'avessi, la trilogy, nonostante stiano per rimasterizzare Le Sabbie del Tempo, vale sicuramente la pena di essere acquistato e giocato. Vediamo nella lista di tutti i giochi, guardiamo tutto quanto quello che c'ha la PS3 per noi. Però prima vorrei cercare qualcosa di PS1. Per esempio, madonna quanto è brutto la ricerca di PS3. Perché non hanno fatto il tastierino con tutte le lettere? No, devi scrollare una lettera alla volta per cercare i titoli. Mettiamo Disney. Allora, abbiamo Disney Paperino, chi è PK? Caso vuole che questo titolo, piccolo spoiler, l'ho acquistato ieri. Atlantis, l'impero perduto. L'ho visto l'altro giorno questo film, anzi l'ho rivisto questo film, e devo essere sincero, non era come me lo ricordavo. Per 6,49€ potrebbe essere anche un'opzione. Mi sembra che abbiano veramente tolto molto di quello che era della PS1. Devo dire che sono un filo triste del fatto che abbiano veramente tagliato via molti titoli PS1 su PlayStation 3 e che abbiano lasciato roba discutibile. Vediamo che cosa c'è nella lista di tutti i giochi. Allora, se vi interessa, c'è ancora GTA 5 su PS3 e potete acquistarlo. Se volessi spendere 2 euro a cazzo di cane, questo sarebbe uno di quei titoli che, detto sinceramente, potrei dire di acquistare. Ma vediamo i contenuti aggiuntivi di questo gioco, che è per il cellulare, ricordiamolo, portato su PS3. Puoi acquistare i pacchetti di monete, tra cui la macchina contraffatti. Ogni moneta raccolta vale doppia. Porca troia, sì, spendiamo 5 euro per questo, dannazione. Ti giuro che questo lo metto nel carrello. Ma sai perché? Per la soddisfazione di spendere quei 2 euro su PS3 ora. Vorrei far notare come
La PS3 faccia fatica a caricare, o meglio, lo store faccia fatica a caricare, perché secondo me neanche loro si rendono conto che c'è ancora qualcuno che sta andando giù nelle liste a vedere che cosa c'è. Unfinished Swan. Questo titolo l'ho acquistato su PS3 e mi hanno dato il pacchetto per tutto. Mi hanno dato il pacchetto PS4, PS3, PSP e PS Vita. Ho pagato 5 euro per avere su 4 console. È di una bellezza la storia, ma anche il gameplay è bello. Ve lo consiglio, se lo trovate anche a solo 10 euro, acquistatelo, perché è fighissimo questo. Credetemi, ci sto mettendo più tempo a caricare i titoli che a fare questo video. Probabilmente questo video verrà stretto, ma sono già a mezz'ora di video e sta ancora caricando tutti quanti i titoli, perché 1400 giochi sicuramente sono tanti, ma secondo me non si rendono conto che c'è qualcuno che li sta guardando. Ecco, volevo arrivare a qualcosa di veramente bello come questo. Ratchet & Clank 3, 2, l'1 se lo so magnato, però c'è la Trilogy. Questo è l'unico titolo che penso di aver pagato, usato, lo stesso prezzo che c'è per il digitale. Però, detto sinceramente, preferisco averlo fisico, perché è un pezzo da collezione ormai. Questo titolo sicuramente ve lo consiglio, dovete giocare tutti quanti Ratchet & Clank. Punto. E, parlando di Trilogy, non mi dispiacerebbe cercare la Sly Cooper Trilogy, ma sono sicuro che 10 euro non basterebbero. Altre due collection, tra cui Metal Gear Solid, anche questo ce l'ho, e Infamous. Questo, appunto, se non avete gli Infamous, compratelo per 25 euro, magari è un filino tanto, ma vale la pena già solo per il 2 per Festival of Blood. Solo per quei due già vale la pena. Beh, potrei stare ancora qui un sacco di tempo a vedere cos'altro lo store della PS3 ha da offrirci, ma sinceramente vorrei fare qualcosa di utile della mia vita, come montare questo video. Quindi farò un'ultima cosa. Vediamo quanto costano alcuni DLC di alcuni titoli che mi interessano. Ad esempio, prima abbiamo parlato di Saints Row 2. Eccolo qua. Saints Row 2, se... con calma ci arriviamo. Vediamo i contenuti aggiuntivi che abbiamo. Abbiamo per 4 euro la Smaschera Ultron e per 3 euro la Guerra delle Aziende. Vediamo la Smaschera Ultron, che sicuramente sarà una missione che non ti darà niente di che. Terra Patrick, microbiologa disertrice della Ultron, detiene la chiave delle attività di ricerca illegali e dei piani economici della corporazione. Mi sono sbagliato, non era una missione ma tre inedite missioni. Attenzione, questo contenuto aggiuntivo è utilizzabile con il Bless 00372 di Saints Row 2. Prima di procedere, verifica che il tuo Bless della tua copia di Saints Row 2 corrisponda con il Bless. Sì, corrisponde. Mettiamolo nel carrello per adesso. Vediamo chi ha acquistato questo articolo, cos'altro ha acquistato. Mafia 2, Watch Dog, Far Cry. Tutte robe a caso, non c'entrano niente. Guerra delle Aziende invece che cosa ci offre? Anche questo ci darà tre missioni inedite? La guerra civile è impervarsa nella Ultron Corporation e solo i Saints possono arrestare il piano nucleare di Dex della Ultron. Ultor, tra l'altro. Va bene, aggiungiamo anche questo. Pensa quando si ritroveranno sul conto questi 7 euro in più, che diranno: chi cazzo è lo stronzo che si è andato a comprare questi due titoli ora? Io. Vediamo ora qualcos'altro, vediamo Folklore. Questo titolo so che ci sono cose in più, perché c'erano un sacco di pacchetti gratuiti, ma ci sono anche alcuni pacchetti extra che costavano un euro, due? 2 euro. Ma guarda, sinceramente per 2 euro potrei anche starci, ma prima vorrei giocare il gioco normalmente. Vediamo qualche altro titolo per cui comprare qualche DLC. C'è sempre stato un titolo su PS3 che a me aveva sempre incuriosito ed è stata la prima demo che io ho mai scaricato sulla mia PlayStation 3. E quel titolo era Mod Nation Racer. E, tristemente, su Mod Nation Racer non è rimasto nulla. Però, se voglio rallegrarmi, c'è il costume di Mod Nation Racer su Little Big Planet. Subito, guarda, subito. C'è sicuramente da dire che lo store PlayStation 3 ormai offre
veramente poco. Sarà anche dovuto dal fatto che PlayStation e Sony non si interessano più ormai a una console vecchia di due generazioni, anche se c'è da dire che in realtà già non si interessava più di PlayStation 3 al tempo di PS4, e questo fa preoccupare PS4, perché adesso che c'è PS5, magari per ancora uno o due anni sì, continueranno ad aggiornare tutto il resto, ma se poi arrivassimo allo stesso modo che non aggiornano più lo store, gli sconti sono quelli vecchi del 2014 e i prezzi sono alti perché appunto nessuno li aggiusta più. Certo, come dicevo, vale ancora secondo me la pena, e ora appunto che non chiudono più, dare un'occhiata per acquistare magari o titoli introvabili, magari se hai culo ci sono in digitale, anche se come ho detto c'è la paura di spendere fin troppo, o appunto aggiungere contenuti extra ai propri titoli, come ho detto prima, Azura's Wrath per esempio. E prima di chiudere questo video, voglio darvi due curiosità velocemente. Qual è stato il primo titolo che ho acquistato in digitale? Dante's Inferno. E seconda curiosità, sì, alla fine, quella roba che ho messo nel carrello, l'ho acquistata.